Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Logitech ci ha inviato di recente diversi prodotti e oggi partiremo con le Logitech G933 Artemis Spectrum Snow, che sono i modelli in colorazione bianca come potete già notare dall'immagine presente sulla confezione. Le G933 sono anche il top gamma per quanto riguarda gli headset da gaming di Logitech. Sono un headset dotato di collegamento wireless, quindi non avremo alcun cavo di torno per quanto riguarda il collegamento con il computer. Eccezione fatta per le console compatibili che sono Xbox One, la PlayStation 4 o i dispositivi mobile che sono tablet e smartphone. Sono delle cuffie dotate di suono 7.1 surround, ovviamente virtualizzato, e non manca l'illuminazione di tipo RGB. Aggiungiamo che per quanto riguarda il suono, le G933 sono dotate anche di supporto al Dolby Audio e al DTS Headphone X, che miglioreranno sicuramente la qualità sonora e audio delle cuffie stesse. Partendo dalla confezione, classica confezione in stile Logitech serie gaming, nei lati troviamo ulteriori caratteristiche riportate in diverse lingue, come anche nel retro, ulteriori caratteristiche riportate anche in lingua italiana, un'ulteriore immagine illustrativa del prodotto e i loghi circa l'illuminazione RGB, il Dolby Audio e il DTS, scusate, Headphone X. All'interno della confezione troveremo un cartoncino contenente i cavi che adesso vi mostreremo, un ulteriore manuale opuscolo che in questo caso non ci interessa, e passiamo dunque ai cavi contenuti all'interno della confezione. È presente il cavo con due jack RCA, singolo jack da 5 mm, un cavo di circa 2 metri di lunghezza rivestito in treccia di tessuto, connettore USB a un'estremità e l'altra estremità micro USB per la ricarica della batteria delle cuffie. A seguire troviamo il cavo sempre rivestito in treccia di tessuto, leggermente più corto per collegare le cuffie ai controller delle console che abbiamo citato poc'anzi con relativo adattatore. È presente anche un controller sul cavo che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di regolare il volume, oltre ad un tasto che ci permetterà di diciamo, attivare e disattivare la riproduzione sonora per quanto riguarda i dispositivi mobile. Abbiamo estratto anche dalle cuffie già il ricevitore che andrà collegato al computer, presente il logo della Logitech Gaming. È un ricevitore di medie dimensioni, ovviamente USB, e ci permetterà di collegare le cuffie in modo wireless al computer. Passiamo infine alle cuffie stesse e Logitech G933. Come possiamo osservare, il design è davvero elegante e classico, grazie a una colorazione possiamo dire total white con degli inserti di colore nero perché riguardano principalmente l'interno, l'imbottitura dei padiglioni e della headband. Passando più nel dettaglio e da vicino, possiamo osservare nella parte superiore della headband in plastica il logo G della serie gaming con queste striature che percorrono tutta la superficie. Nella parte interna troviamo una buona imbottitura interna in spugna e esternamente con una superficie traspirante. Avremo la possibilità di ampliare la dimensione delle cuffie in modo da calzarle meglio sulla testa di ogni persona. Passando ai padiglioni, possiamo osservare questo inserto e superficie lucida in plastica, oltre al design dei padiglioni nella parte esterna. Come possiamo notare, troviamo il Logitech G anche in questo caso, presente anche ovviamente nel padiglione opposto, e da cui verrà irradiata l'illuminazione, il colore e eventualmente quegli effetti che noi imposteremo tramite software di gestione. Presente anche questo inserto che garantirà l'illuminazione delle cuffie stesse. Possiamo notare che questo è uno sportellino che potremo aprire. E come possiamo vedere, è dotato di clip, cioè scusate, degli inserti magnetici, quindi non sono presenti, cioè la facilità di apertura e di chiusura è davvero immediata. In questo caso troviamo la batteria che garantirà una buona autonomia, vedremo meglio nella recensione scritta, delle cuffie stesse. Spostandoci nel padiglione opposto, troviamo anche qui uno sportellino facilmente apribile. Qui era presente il ricevitore che potremo ovviamente riporre quando utilizzeremo le cuffie con le console o eventualmente con dispositivi mobile.
Anche qui è presente il logo che verrà retroilluminato, scusate. Nella parte posteriore del padiglione di sinistra sono presenti dei comandi sul padiglione stesso, che sono per la rotellina per la regolazione del volume, tre tasti G, classici, un po' delle tastiere storiche del brand svizzero, che potremo ovviamente assegnare tramite software di gestione a determinate funzionalità, che vedremo ovviamente nella recensione scritta, un tasto per disattivare e attivare il microfono direttamente dalle cuffie e il tasto per attivare e disattivare le cuffie, quindi accendere e spegnere le cuffie stesse. Nella parte inferiore troviamo l'ingresso micro USB per la ricarica e un ingresso jack 3,5 mm. Nella parte frontale è presente questo microfono che potremo aprire di circa 90 gradi e il microfono potrà essere allungato di qualche centimetro per agevolare la comunicazione. Ovviamente non è un microfono di tipo flessibile, ma su asta che potremo appunto soltanto far scorrere sull'asse stesso. I padiglioni nella parte interna sono dotati sempre di una valida imbottitura in spugna interna e un rivestimento esterno traforato che ci permetterà di non far sudare troppo le orecchie durante lunghe sessioni di gioco, specialmente nei periodi estivi. Internamente troviamo dei driver da 40 mm che, uniti al suono 7.1 surround virtualizzato, al DTS Headphone X e al Dolby Audio, dovrebbero garantire una notevole qualità audio e sonora. Prima di terminare questo veloce video unboxing, la batteria dovrebbe essere carica, quindi mostriamo velocemente l'illuminazione di tipo RGB che le G933 Spectrum, Artemis Spectrum Snow restituiscono. Ovviamente nella recensione scritta vi porteremo ulteriori immagini dei LED, dell'illuminazione stessa delle cuffie. Con questo è davvero tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.xmardor.com. Un saluto a tutto lo staff e al prossimo video unboxing.